siamo qua, cara Andrea, all'ippodromo del Visarno Cesare Meli per presentarvi quella che è la corsa più antica d'Italia. Sì, dobbiamo spiegarla bene questa cosa della corsa più antica d'Italia, perché ogni volta entriamo a parlare come la corsa dell'anno, come appunto la corsa più antica d'Italia, ma perché la corsa più antica d'Italia? Perché è la prima corsa con le regole. Che significa? Significa che gli inglesi, lo scorso anno li abbiamo portato nel circolo dell'Unione di Firenze, un luogo magico tra l'altro, dove lì è stato creato il primo jockey club italiano, in via di Tornabuoni, è la prima corsa dove hanno apportato delle regole per i fantini. Quindi correvano i cavalli con i fantini avevano un peso ovviamente nella sella in proporzione a ciò che avevano combinato nella loro vita, e quindi nasce l'handicap, cioè la chance di dare a tutti i cavalli una possibilità di vittoria. Questa è la corsa d'handicap, e qui abbiamo alcune immagini storiche che abbiamo recuperato, sono tutte originali, sono tutte immagini originali. Questa è una locandina delle corse, questa è un pochino più recente, primi anni 40, questo del dopoguerra. Questi sono alcuni esercizi storici che sono legati a Firenze, perché Firenze, la corsa dell'Arno, significa tante cose per i fiorentini, ma significa anche una sfida che è un gioco, quella del cappello. Perché il cappello è Firenze? Perché il cappello nasce a Firenze, c'è tante di Firenze nella paglia di Firenze, l'abbiamo raccontata anche questo lo scorso anno. E poi c'è un'altra importante associazione che abbina il proprio nome a quello della corsa dell'anno. Io qui mi fermo perché entrano in campo due splendide signore a cui giro prontamente la linea. Grazie Andrea, beh sì, il nostro Andrea ci ha parlato di chance, ci ha parlato di opportunità, e chi meglio di Eleonora Frescobaldi, presidente dell'associazione Corri la Vita, può raccontare e dirci quali chance date a tutte quelle donne che hanno un problema. Allora, innanzitutto grazie a questo bellissimo posto, all'ippodromo, e la possibilità che abbiamo con il cappello di Firenze di fare qualcosa per le donne di Firenze. Io vorrei dire che portare il cappello è una cosa bellissima, già quando ti metti il cappello ti senti elegante, per cui è una cosa che si unisce moltissimo Corri a Corri la Vita, perché Corri la Vita nasce 22 anni fa e nasce a Firenze come una manifestazione benefico ma anche culturale. Noi siamo la prima in Italia a aver fatto una cosa benefica, una passeggiata per la raccolta di fondi per il tumore al seno. Aiutiamo le strutture pubbliche, abbiamo raccolto circa 8 milioni in 20 anni, curato più di 500.000 donne. Ed è una cosa che ci rende molto orgogliosi, perché è una manifestazione per tutti, non è una cosa diciamo finalizzata a un'esclusività. Noi riusciamo a toccare tutte le persone, tutte le famiglie di Firenze, ed è diventata un po' come la festa del Grillo, perché è proprio entrata nel tessuto cittadino e non solo della Toscana. Noi abbiamo tre progetti stabili, che è importante raccontarlo, perché il centro di riabilitazione psico-oncologico a Careggi, che segue tutta la parte psico-oncologica delle donne, è molto importante durante la cura. La prevenzione, grazie all'aiuto della LILT e con i volontari della Lega Tumori, noi riusciamo a fare questa manifestazione che ogni anno è l'ultima domenica di settembre, quest'anno sarà il 29, e l'anno scorso abbiamo raggiunto quasi 38.000 partecipanti. Abbiamo queste magliette ogni anno di diverso colore che ci fa Ferragamo, quindi coloriamo la città. E questo evento fatto insieme all'ippodromo e al cappello di Firenze è una cosa che ci rende particolarmente orgogliosi, perché è un'integrazione in più dell'artigianalità di Firenze, dei fiorentini, e di quanto il cuore dei fiorentini sia forte, entusiasmante. Si vedono queste immagini, è un fiume colorato. E questo fiume colorato domani, il 25, sarà qui e indosserà un bellissimo cappello, mi auguro, io sicuramente. In omaggio di quella che è la bellezza proprio delle donne, voi vi occupate dalla prevenzione, sì, proprio al seguire una donna anche nella fase successiva, ed anche di pensare, no, a quelle persone che non hanno la possibilità addirittura di regalarle quelli che sono i capelli durante il periodo della Assolutamente. Chemioterapia. Noi seguiamo tutta la fase. L'anno scorso abbiamo acquistato un mammografo, che ce ne sono solo due in Europa, al reparto diagnostica senologica a Careggi. Seguiamo tutta la parte delle cure con Seno Network, che è un progetto a livello nazionale
dove includiamo 153 breast unit centri di condivisione di dati e di cure mediche, accompagniamo la donna nel percorso di riabilitazione e anche supportando il FILE, la Fondazione Italiana di Lianiterapia, e quindi che ci sia una qualità di vita fino in fondo. Però io voglio lanciare il messaggio che di tumore si guarisce se la prevenzione viene fatta in tempo, e quindi è importante sempre prevenire, e però noi portiamo per la mano tutte le donne. Da aggiungere solo che Corri la Vita è una onlus, quindi chiunque di voi voglia partecipare ed aiutare può farlo andando a visitare il vostro sito Corri la Vita, oppure venendo qua all'ippodromo il giorno del 25 aprile con un bel cappello, mi raccomando. Assolutamente, tutti con un bel cappello, chi non ce l'ha lo può acquistare qui e i proventi andranno a Corri la Vita. Io la ringrazio infinitamente. Grazie a voi, grazie. Ci vediamo il 25. Grazie, sicuramente, grazie. E allora lasciamo andare Eleonora Frescobaldi, Andrea, anche perché stoicamente ha resistito sotto una cascata qua. Allora, se avete idea, se mi chiederete come sarà il terreno giovedì per la corsa dell'Arno, leggermente pesante, mi viene da dire. Andare a vedere che la pista è stupenda, però oggi è veramente una giornata, sono due giorni di pioggia battente, e quindi onestamente penso che il terreno a meno di clamorosi colpi di scena sarà tendente al pesante, se non sicuramente un terreno pesante. Andrea, no, qualche cenno sulla corsa più, appunto, che hai fatto più antica d'Italia, ma anche una bella connessione con la città di Firenze tutta. La corsa dell'Arno è una corsa che è insita nel tessuto sociale, sì, della città. È vero, questo è vero, e anche il nostro ministero sta cercando quello che così di riportare, non dico alla luce, ne parleremo adesso proprio con Carlo Meli, che è il direttore. Mi sono legato alla San Felice, quello che è l'ippodromo. Buongiorno. All'interno della città, cioè io penso che l'ippodromo debba essere inteso come una sorta di tentacolo del ministero nella città, cioè deve attrarre il pubblico, perché questi sono luoghi meravigliosi, siamo nel centro di Firenze, perché veramente siamo, lo diciamo spesso Carlo, a 1,5 km veramente dal Duomo, cioè, ci sono tanti turisti. E questa è la nuova funzione dell'ippodromo. Carlo, buongiorno e benvenuto. Buongiorno e grazie per essere venuti, grazie per aver resistito stoicamente sotto questa pioggia torrenziale tipicamente primaverile. A parte le battute, sì, Andrea, la pensiamo così. Leggendo proprio in questi momenti alcune documentazioni del Ministero, che tra l'altro presenteremo in occasione del 25 aprile, si parla degli ippodromi come i teatri del nostro spettacolo, che è quello dei cavalli. Mi piacerebbe più definirli un palcoscenico, perché la pista è veramente il palcoscenico, il cavallo è uno dei più grandi attori e sicuramente uno dei più belli attori che possiamo presentare, e secondo me in un momento come questo, tra l'altro post-Covid, in cui la popolazione ha vissuto l'obbligo a stare chiusa, a stare in casa, il fatto di avere la possibilità di essere in un parco all'aperto, in un luogo verde, a contatto con la natura, a contatto con gli animali, secondo me è uno degli elementi più belli che noi possiamo offrire. È necessario lavorarci, è necessario coordinare quello che succede all'interno dell'ippodromo, sia tra noi che con il resto degli attori della città. Non dimentichiamoci che noi comunque offriamo uno spettacolo, offriamo del divertimento, offriamo, come si usa dire adesso, entertainment, e quindi dobbiamo coordinarci con gli altri attori di questa attività in modo tale da offrire un programma completo che vale non solo per Firenze ma anche per la Toscana e poi per tutto il resto della nazione. Mi sembra che il Ministero abbia compreso molto bene negli ultimi mesi questa necessità e iniziamo noi anche a lavorare su questo punto. Caro, ci sono tantissime attività che state organizzando per il 25 aprile, oserei dire come di consueto. Abbiamo riportato una spiaggia virtuale per festeggiare quella che è la corsa più antica d'Italia. Stiamo cercando di ampliare la nostra platea, lo dico in modo abbastanza commerciale, per così dire. Quindi abbiamo sicuramente la parte cappelli, che interessa più le signore, interessa più le persone magari un po' più age o comunque un po' più modaiole, ma abbiamo deciso di ricreare questa collaborazione con il Twiga Beach Club di Forte dei Marmi per attirare invece i giovani, quelli che magari all'ippodromo non ci sono mai venuti, ma magari ci sono venuti con i nonni quando erano piccoli. Ecco che la spiaggia virtuale
mare, ci mancherà la sabbia perché purtroppo con la pioggia non siamo riusciti a portarla, ma avremo le tende, avremo la musica del DJ resident del Twiga e tanti cocktail forniti tra l'altro da alcuni sponsor che arrivano proprio dal Twiga. Bene Carlo, quindi tante attività, io direi che è quasi quasi tutto pronto per il 25 aprile. Sì, diciamo all'80%, ora dobbiamo rimettere un po' le cose in ordine a seguito delle piogge sperando che giovedì ci dia un po' di tregua. Beh, battuta un pochino scontata, abbiamo fatto l'abbinamento con l'abetone, visto che ieri sono caduti 60 centimetri di neve all'abetone, noi il 25 di aprile apriamo con il Twiga, siamo proprio molto fiduciosi, molto ottimisti. Molto, ecco, bravo, l'ottimismo non ci manca, però diciamo un po' gli ippici hanno un po' questa caratteristica, come diceva sempre il mio babbo, quando un cavallo perde bisogna subito pensare e magari vince la prossima volta, se no uno smetterebbe. Oppure acquistarlo un altro. Questo è una questione ippica molto tipica che io non condivido più di tanto. Carlo, noi ti ringraziamo intanto di averci ospitati in questo posto meraviglioso nonostante la pioggia e grazie di esserci stato e ci vediamo il 25. Assolutamente sì, vi ringrazio per essere qui e l'appuntamento è qui il 25, i cancelli apriranno a 12:30, le corse inizieranno alle 3:30. Ma avremo molto da fare nel frattempo. Allora ringraziamo Carlo e adesso, caro Andrea, sono usciti i partenti della corsa dell'Arno. Sì, sono usciti i partenti, sono diciamo in fase di stampa. Abbiamo una linotype, veramente le linotype degli anni 40, quando vengono proprio stampate i partenti. È una corsa che è un handicap, ecco, ora, non sono entrato dal punto di vista così tecnico con Carlo. In una prima analisi, stavo guardando stamani mattina quando appunto uscivano i partenti, io avevo segnato Tendacious dopo la sua vittoria qui a Firenze, un cavallo, un ex inglese, un cavallo che a me piace molto, ma ci sono tanti, Lago Mago, Certaldo, Cadabration, il team Botti che si presenta, e attenzione al team Botti perché quando il team Botti mira una corsa, Stefano Botti, la corsa dell'Arno, è una delle sue corse preferite, tra virgolette, ecco, in genere vanno sempre a segno, quindi dobbiamo sempre guardare a questi top team evidentemente, poi avremo modo di parlarne Nicole della corsa, sono appena usciti i partenti, tra qualche minuto avrà luogo la conferenza stampa e quindi magari ne parleremo ecco, con maggior dettaglio. No, per chiudere il discorso velocemente di Carlo, ricordiamo che qui il Disarno è un ippodromo trotto e galoppo, quindi il discorso che abbiamo fatto poc'anzi riguarda il galoppo che ha un numero di giornate di corse, se vuoi, anche abbastanza basso, perché corriamo soltanto 19 volte in un anno al galoppo. Al trotto, ecco, abbiamo il Gran Premio Duomo, che è una prova di gruppo 1, status importante, che attira anche degli ottimi cavalli. Quello che mi sento di dire è che una pista così, con la tradizione nostra, non è per, tra virgolette, chiedere delle giornate, perché ogni ippodromo si deve meritare le giornate di corse con i servizi, con la pista, con la manutenzione delle piste e con tante altre cose, Nicole. Però in effetti qui in Toscana è la regione con più cavalli d'Italia, è la regione, intanto stiamo riguardando la vittoria dello scorso anno, no? Dell'anno 2023, la femmina di Raffaele Biondi, sa dal sud, che era stata preparata a puntino per piove questa precisa corsa. Piove, la danza della pioggia, sa dal sud, ha vinto di 100 prima, metri. Ma se, insomma, ora pochi istanti non ti allargare perché eravamo in un clima, ti ricordi, avevamo fatto l'apertura sotto la pioggia, con un freddo clamoroso, una pioggia torrenziale durante la corsa. Vittoria molto, molto, molto agevole, guarda qui. Difficile vedere vincere un Arno. E con una femmina questa... poi. Una femmina da 100 anni che non vinceva. Erano 100 anni che non vinceva una femmina nella corsa dell'Arno. No, ma la corsa fondamentalmente ha più il nome. Perché è tradizione, Andrea, la Toscana lo dicevamo, è un super handicap, ma non importa, a volte per noi ippici non importa, no? Sì. La dotazione, no, è vero, ma vincere l'Arno è qualcosa che ti rimane nel cuore. È vero, ma sai che parlavo, guarda, stamattina presto,
Io ho sempre considerato i toscani la corsa del cuore per i toscani, il premio Pisa. Perché quando parli con i toscani, la corsa che devi vincere è proprio Pisa. Invece, mi hanno stupito tanti anche amici che preferiscono quasi l'Arno. Dicevo, guarda Andrea, che noi, tra il premio Pisa e il premio Arno, è sempre la proporzione, direi 70% premio Pisa, però l'Arno, ecco, è una corsa che piace. Poi, ripeto, Firenze, sei all'interno di questo parco, ha un fascino. Beh, insomma, sono le due capitali toscane, no? Firenze e Pisa, per quanto riguarda il galoppo e l'ippica. Pisa è il centro pulsante del galoppo toscano, ma direi quasi a un certo punto italiano, perché veramente non gli puoi dire nulla. L'appuntamento con la corsa più antica d'Italia sarà qua, all'Ippodromo Visarno Cesare Meli, il 25 aprile. Giovedì. Sperando in un meteo un filino migliore rispetto a quello che vi abbiamo, ahimè, offerto durante questa nostra anteprima. Adesso è terminata la pioggia, non mancate, perché avremo la diretta con EcoTV, lunga diretta, 91 partenti dichiarati, 16 nella corsa dell'Arno, quindi insomma ci sarà da divertirsi. Tra spunti l'altro, tecnici interessanti, Andrea. Sì, speriamo, ecco, voglio dire, le corse mi sembrano riuscite, poi ripeto, ne parleremo nel dettaglio, quindi non voglio annoiare con queste cose. Quello, ecco, che volevo sottolineare, e che magari se volete può essere carino, il legame che abbiamo cercato di instaurare tra la città, Firenze, e l'ippodromo. C'è una eccellenza, ma credetemi, un'eccellenza direi toscana, ma direi italiana, che è l'ISMA, che è l'Istituto di Scienze Militari Aeronautiche. Che è una scuola che crea i futuri manager militari per quanto riguarda l'aeronautica. E tu sei stato a trovarli? Abbiamo parlato con Jonathan Cosentino, che è il capitano, tra l'altro che ha anche un background ippico importante, ho scoperto, e ci ha raccontato e ci ha fatto vedere questa eccellenza fiorentina. E tra l'altro è una scuola aperta al pubblico e a 500 metri di distanza dall'ippodromo. Quindi ve la facciamo vedere ricordandovi ancora una volta, giovedì 25 aprile qui all'Ippodromo Visarno Cesare Meli per la Corsa dell'Arno, la corsa più antica d'Italia. Vi aspettiamo! Amici di EcoTV, ce l'abbiamo fatta. Non è stato semplice, ma ce l'abbiamo fatta. Siamo entrati in un luogo storico all'interno della città di Firenze, all'interno del Parco delle Cascine, vicinissimi all'ippodromo del Visarno, che ospiterà la corsa più antica d'Italia, il 25 di aprile, lo sapete, edizione numero 197. Dove siamo? Siamo all'interno di una scuola, non è militare, una scuola molto particolare. Ci accoglie il capitano Jonathan Cosentino, che ringrazio e che saluto. Buongiorno capitano. Buongiorno Andrea, buongiorno. Allora, dove siamo di preciso? Allora, siamo nel Parco delle Cascine, di cui siamo vicini di casa, si può dire. Siamo all'Istituto di Scienze Militari Aeronautiche, un istituto fiorentino che insiste nel Parco delle Cascine dal 1938, quando dal governo dell'epoca fu affidato all'architetto fiorentino Raffaello Fagnoni la creazione e l'ideazione di questo istituto, che pensate fu realizzato su carta in 3 mesi e realizzato nel complesso monumentale storico che noi vediamo in soli 9 mesi, quindi fu davvero un'eccellenza. Qui ci troviamo all'interno dell'atrio della Palazzina Italia, o Palazzina degli Studi, Palazzina Italia, che prende il nome da questa magnifica statua del maestro Bruno Catarsi, La giovane Italia contro le ingiustizie. E lo vediamo immerso in questo bellissimo mosaico, pensate, fatto in vetro e ceramica, e ciascuno di questi tasselli fu apposto uno ad uno, e ce ne sono migliaia. Non oso immaginare il lavoro che fu fatto per realizzare questo magnifico atrio, che vediamo esprimersi con una stile razionale fino alla prima metà e poi uno stile molto più ondeggiante che ricorda il Rinascimento fiorentino, perché l'architetto Fagnoni voleva realizzare questo monumento ricordando anche la fiorentinità che rappresenta questo istituto all'interno del Parco delle Cascine. Anche questi motivi floreali che vediamo alle spalle nei nostri lampadari in vetro di Murano vogliono proprio stare a significare questo connubio, che questo istituto viene realizzato in un posto che deve essere per forza di cose legato alla natura, perché il Parco delle Cascine è il polmone di Firenze e non poteva essere sciupato il pensiero della natura all'interno di questo complesso monumentale.
un complesso monumentale che andiamo a scoprire passo passo, sperando di farvi cosa molto gradita. State con noi. Sì, proseguiamo il viaggio all'interno del nostro istituto, sempre con Jonathan. E dove siamo arrivati qua, Jonathan? Allora, qui, Andrea, siamo nell'Aula Magna dell'Istituto di Scienze Militari Aeronautiche, che è la seconda piazza al chiuso più grande di Firenze dopo il Salone dei 500. Vediamo questa sala che fu realizzata dall'architetto Fagnoni su carta nel 1937 e poi realizzata nel 1938. Raffigura due icone sacre della storia italiana. Da un lato Leonardo da Vinci e dall'altro abbiamo Galileo Galilei, due toscani, quindi l'appartenenza a questa terra di Toscana è sempre molto presente in questo istituto. E poi alle nostre spalle c'è questo arazzo meraviglioso che raffigura Leonardo da Vinci che impartisce delle lezioni di volo ad Icaro con delle ali di ornitottero che vengono sbrigliate, visto che siamo in tema. E alle spalle c'è proprio un uomo che prova a domare un cavallo. Questa è un'allegoria, è una metafora. Perché? Perché il cavallo rappresenta la forza della natura che spesso risulta indomabile, però l'uomo col suo ingegno e con la sua capacità di avere il controllo sulle cose della natura può domare il cavallo e allo stesso modo può domare il cielo, il vento, l'aria e quindi avere la possibilità di spiccare il volo, che è uno dei più grandi sogni dell'uomo. Quindi abbiamo un uomo alle spalle che saluta la venuta dell'aeronautica militare rappresentata dall'Aquila sul cielo di Firenze, che viene rappresentata dal Duomo. Quindi le allegorie e le metafore che uniscono il nostro istituto alla natura, al mondo dei cavalli, ma vediamo ancora il nostro Pegaso qui, che è il nostro simbolo, un cavallo alato, sono spesso ridondanti all'interno del nostro istituto. Sì, ne approfitto perché di questo assist, a parte la bellezza dell'arazzo, che dal vivo vi consiglio anche di venire all'interno di questo istituto, siamo veramente vicinissimi all'ippodromo, siamo nel cuore del Parco delle Cascine, siamo all'interno della città di Firenze metropolitana. No, dico, ne approfitto perché il legame tra l'aeronautica e i cavalli, mentre stiamo camminando all'interno di questo istituto, prosegue. E devo dire, ne abbiamo trovati tanti, li abbiamo visti e li vedrete ancora nel nostro servizio. Così. Allora, noi siamo stati uno dei primi, delle prime istituzioni a dotarsi come simbolo del Pegaso alato. Ovviamente è un legame pieno di analogie, pieno di metafore, perché nell'immaginario collettivo quello che rappresenta il cavallo per la popolazione, per le civiltà, a livello culturale, ha tantissimi significati. Sicuramente il cavallo alato che cavalca il mondo è per noi simbolo di scienza e coscienza che servono ai nostri ufficiali per essere comandanti di uomini, mezzi e materiali per far sì che la missione a loro affidata venga portata a casa nel migliore dei modi. Quindi nel nostro caso è un'allegoria di scienza e conoscenza, ma nel caso della razza qui che vediamo alle nostre spalle, il simbolo della forza della natura che comunque l'uomo riesce a governare. Quindi è un simbolo a cui le persone sono spesso affezionate, ci si avvicinano tanto perché il cavallo è sempre affascinante. Nella mitologia greca il mito del Pegaso ha colpito tutti noi nell'Odissea, nell'Eliade, nell'Odissea, e noi ne abbiamo preso parte di questo significato per farci una metafora. Ed è così, adesso andiamo insieme a scoprire altre parti all'interno dell'istituto. Noi vi invitiamo a provare a visitarlo perché è aperto, è uno spazio aperto, e poi sempre con Jonathan ci racconterà nel concreto cosa fanno in questa scuola. Prosegue il nostro viaggio all'interno di questo magnifico istituto e siamo arrivati nel luogo del sapere da sempre. Abbiamo visto Galileo, abbiamo visto Leonardo da Vinci, in fondo c'è la biblioteca, ma qui troviamo un plastico d'Italia che ci accoglie, Jonathan. Esatto, in questo corpo di fabbrica principale della Palazzina degli Studi o anche Palazzina Italia insiste la nostra biblioteca, di cui siamo orgogliosi custodi. Vediamo qui alle nostre spalle questo magnifico plastico del 1930, che è un unicum del suo genere, perché fu realizzato da una tecnica molto particolare che è quella dell'abbiatura, ovvero la giusta apposizione di pezzetti di legno
incastonati con dei chiodini che permettevano di realizzare delle curve di livello sempre più precise. E ciascuna curva di livello era realizzata appunto dalla giusta posizione di pezzetti di legno consecutivi, mentre i fondali marini per le profondità furono realizzati con del gesso. È interessante vedere che la tecnica dell'ablatura fu utilizzata solamente per i confini italiani, mentre il resto dei Balcani, la Corsica, la Francia, invece è una tecnica più comune fatta in gesso. Ed è un unicum, fu realizzato nel 1930 per Palazzo Aeronautica e successivamente fu portato qui a Firenze e adattato nelle sue misure per essere contenuto in questa parete. Mentre alle nostre spalle vediamo parte della nostra collezione di volumi, qui siamo una biblioteca aperta al pubblico e abbiamo volumi davvero di ogni parte della scienza umana, politologia, inglese, storia, medicina aeronautica, leadership, management ed altri elementi. Veniteci a trovare anche per conoscere questi aspetti. E tra l'altro ne approfittiamo anche per capire insieme a Jonathan nel concreto vero, questa scuola a chi è riservata, a chi è aperta, più corretto dire forse, e che funzioni ha, Jonathan. Esatto, noi dal 1938 insistiamo qui sul Parco delle Cascine. Un tempo eravamo la scuola di applicazione dell'aeronautica militare, poi scuola di guerra aerea, adesso istituto di scienze militari e aeronautiche. Da allora non abbiamo mai cambiato destinazione d'uso, noi ci occupiamo strettamente di formazione di eccellenza, che potremmo dividere in tre grandi colonne. La prima è dal 2006 la presenza all'interno dell'istituto della Scuola Militare Aeronautica Giulio Due, dove da tutta Italia, tramite concorso pubblico, arrivano dei giovani allievi dai 15 ai 18 anni per proseguire il percorso di studi che hanno cominciato nelle loro scuole di appartenenza, e completano qui il triennio nel liceo classico o liceo scientifico a seconda dei loro indirizzi. Una volta terminato il ciclo di studi perdono lo status di militare e potranno continuare poi il loro percorso da militare nelle accademie o negli istituti di formazione per sottufficiali, oppure verranno restituiti alla vita civile mantenendo con sé i valori aeronautici che hanno imparato nella Scuola Militare Aeronautica Giulio Due. Per quanto riguarda l'Istituto di Scienze Militari Aeronautiche, ha un reparto di eccellenza che è il reparto per la formazione didattica e manageriale, dove si insegna fondamentalmente formazione alla leadership, formazione fuori e tutte le materie che vengono erogate in maniera e-learning, quindi attraverso l'utilizzo del computer. Inoltre l'Istituto, tramite la Direzione Studi, si occupa della formazione di tutto il personale della Forza Armata, quindi truppa, sottufficiali, ufficiali di ogni ordine e grado, fino anche ai nostri generali, nelle materie di leadership, quindi azione di comando, strategia, potere aereo. Il nostro tour all'interno dell'ISMA volge al termine, ma non volge al termine il vostro appuntamento con questo istituto, con le corse dei cavalli, ma soprattutto con i cavalli, perché finalmente siamo arrivati, Jonathan, al simbolo dell'istituto. Sì, esatto, il nostro simbolo fu realizzato appunto da uno scultore toscano, Luigi Gori, e rappresenta appunto un cavallo alato, visto che stiamo parlando di questo settore, che cavalca il mondo. Ancora una volta ripeto che questa è un'allegoria di scienza e conoscenza che servono ai comandanti del futuro, che vengono formati all'interno di questo istituto per governare al meglio i loro uomini, mezzi, materiali quando sono in missione in giro per il mondo. E noi con questo simbolo alle spalle è con piacere che vi diciamo che partecipiamo alla 197esima edizione della Corsa dell'Arno, una delle corse più storiche e di questo territorio, delle Cascine, ma anche della città di Firenze. Siamo anche onorati di poter contribuire con la nostra presenza alle iniziative dell'associazione Corri la Vita, che è una onlus della Marchesa Frescobaldi, che ci permette ancora una volta di essere vicini alla popolazione, ai più bisognosi e di chiunque ha necessità della presenza delle istituzioni sul territorio. Quindi il 25 non mancate, ci troverete
con un allestimento dell'aeronautica militare per tutti coloro che sono curiosi e vogliono avvicinarsi anche solo per scambiare una chiacchiera o per vedere i nostri poster di aeroplani all'aeronautica militare. Vi aspettiamo il 25. E non mancate, grazie Jonathan, le corse dei cavalli, la corsa più antica d'Italia è partita da qui, proprio adiacente al Prato del Quercione, correvano liberi intorno, vicino all'Arno, siamo approdati all'ippodromo con le corse regolari, quindi vi aspettiamo tutti giovedì alle corse all'ippodromo di Firenze, non mancate. Grazie Jonathan. Grazie Andrea, ci vediamo il 25.